Salve ragazzi, benvenuti in I Am Bread, un altro di questi giochi intelligentissimi che profumano proprio. Iniziamo a giocare, vediamo un pochino, abbiamo questo, gioca il tutorial. Oh, non si vede un cazzo, allora per muovere il pane bisogna esercitarsi. Afferra con gli angoli del pane, poi clicca e trascina con il mouse. Usa la levetta per ribaltare il pane su quegli angoli. Cerca di imitare il movimento del pane davanti a te. Questo. Ma sono bravissimi. Quindi se tengo premuto solo uno, si sposta. Oddio, che gioco di merda. Allora, questo. Ok. Ci spostiamo qui. Poi. Vediamo. Spostare oggetti. Se uno dei tuoi angoli tocca un oggetto e si può spostare, apparirà un pulsante extra. A questo punto puoi decidere di attaccarti a quell'oggetto, riuscendo quindi a spostarlo. Ma non dovrei riuscire a spostarlo? Ma non è facile. Come dovrei fare a spostarlo? B. E perché con A invece non mi era possibile? Ah, sì, ma se non è perché non andava bene, cioè gli puzzava, insomma. Ok. Vediamo altri tutorial. Oh, è interessantissimo. Okay. Arrampicarsi è un'abilità fondamentale che qualsiasi fetta di pane deve imparare. Controlla la tua barra dell'aderenza prima di arrampicarti in un'ardita scalata. Ci sono diversi modi per arrampicarsi sul muro. Come puoi vedere, per esempio, sì, mentre invece di qua. Se non afferri con gli angoli e muovi la levetta, clicchi col mouse, puoi spostarti leggermente il tuo pane, è utile per piccoli movimenti. Ok. Va bene, dai. Arrampichiamoci. No, voglio fare così. Perfetto. Che tipo di gioco intelligente. Usa questo spazio per esercitarti in alcune impegnative sfide e rapida. Attenzione, non è una passeggiata, i principianti farebbero bene a lasciar perdere. Io non lascio perdere nulla io. Allora.
Bastardo. Allora. Cazzo, fare gli scalini è difficile. Non avrei mai pensato. Sì, ce l'ho fatta. No! X? Difficilissimo. Perché non si muove? Perché? Vabbè, questo lo devo mollare. Perfetto. No, 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 no. E poi questo devo premere. Sforzati, sforzati, te rimani. Non mi riuscirà mai, non mi riuscirà mai, lo so. Soffetta di pane, sforzati. No. No. Va bene, penso che possa bastare. Modalità storia. Cucina. Sono molto a trascorsare tutto il tempo della sessione a parlare del passato. Il paziente sembra essere vittima di diverse fonti di stress, bla bla bla. E che ci faccio io questo? Diventa un toast. Devo diventare un toast? Devo diventare un toast? Ok. Quindi. Marmellata. Dovrò fare in qualche modo, mi ci devo sdrusciare nel burro. Devo tagliare il burro.
questo qui, ma non è colpa mia. Allora, sono ancora commestibile al 100%. Vabbè, ascolta, io credo che ci sono delle... Ho fatto una foto, ho fatto. Oh, attenzione, laggiù c'è... No, vabbè, sono sudicio. Gioca di nuovo. Cioè, vi state rendendo conto, vero? Perfetto, ci sdruscio per bene. Ora no, sul pesce sono andato, non ci devo andare sul pesce. Ricomincio, sì, ricomincio. Ok. Qui a me se non cascavo. Ok. Tostapane laggiù, e ovviamente non sarà facile, ma questo. Allora,
Oddio. Questo. Ok. Quindi posso fare anche così. Il 72% di umidità raggiunge 80% di varietà tosta o meglio, non esaurire mai l'aderenza, termine 2030, ah, insomma, il giorno dopo, c'ha tanti livelli sto giochino, e vi vorrei ricordare questa, cioè queste sono le formazioni della casa in cui siamo. Cioè, devo diventare un toast. Mamma mia, tessuti su per terra. Dove mi dovrei scaldare? Fonti di calore, vediamo un po' meno. Quali sono? Spargiamo per bene. C'è qualcosa che non mi torna. Questo. Però dai, sono lì sopra. Che cosa brutta. Dai, tirati su. Però io in realtà dove dovrei salire perché?
Allora. Ma come si dovrebbe fare? Ma perché poi soprattutto mi confondo con questi giochini di merda io? Che non c'ho nemmeno te. Puh. No, no, è quest'altro. Quella però non è accesa. E io dove mi dovrei scaldare? Vabbè, magari. Aspettiamo l'aderenza. RT. No. Questo poi. Di là. Perfetto. Ok. Io dove mi dovrei scaldare, scusate. Mica mi dovrò scaldare il sole. Giusto, dovevi scaldare il sole. No, non mi è chiaro davvero dove fosse. Forse deve arrivare alla stufa? Deve arrivare alla stufa? Lì sopra la stufa. Oddio, come giro l'angolo? Ma io mi confondo. Ah, sì. Dai. Oh.
fa questo genio di merda? No, ti prego. Ok. Nemmeno qui mi devo scaldare. Io non ci credo che sto facendo sto gioco, cioè vi rendete conto? Della complicanza di questo gioco. Ora io devo tornare su perché sto perdendo aderenza. No, che gioco di merda, che gioco di merda, basta. Perfetto ragazzi, meno male me l'hanno regalato insieme a Surgeon Simulator, perché se no non avrei mai speso nemmeno un centesimo per questa sottospecie di giochino dove sei una stramaledetta fetta di pane. Ovvio. Spero vi sia piaciuto, vi siano piaciute le mie smorfie facciali e ci vediamo nel prossimo video ragazzi, un saluto.